Ecco, il primo messaggio che voglio dire è: noi non siamo in giro per l'Italia a mettere voti, a fare le classifiche, i numeri, i numerini, a noi questo non interessa. Qua ognuno fa un pezzettino o non ne usciamo. Come italiani noi siamo spesso tacciati di essere il popolo che taglia i nastri. Bene, oggi non siamo venuti a fare passerella, abbiamo visto inoculare vaccini. Qua oggi c'è tutto il mondo della sanità privata, Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, la Lega delle Cooperative, a prescindere dai colori, a prescindere dalla missione industriale, oggi è qua per dare una mano. E credo che sia un esperimento unico in Italia che darà una potenzialità straordinaria alla nostra regione. Questa sì, una best practice che consegniamo al commissario oggi e sono veramente contento che sia qui, come domani gli amici delle farmacie partiranno, come i medici di medicina generale che sono già al nostro fianco e poi tutte le categorie che ci sono e che ci aggiungeranno. Questo è il discorso della strategia della campagna vaccinale. Capillarizzazione da una parte, e la Regione aveva iniziato con la capillarizzazione andando nei territori e nei paesi più lontani, più inaccessibili, e grandi hub nelle aree metropolitane. Questo a pieno regime può fare 5.000 vaccinazioni. E cosa significa questo? Che per raggiungere le 500.000 vaccinazioni bilanciate, la Regione Liguria deve farne una media di 13.200 circa al giorno. Quindi queste 5.000 ovviamente mi danno la certezza di dire al Premier: con la Liguria ci siamo. Questo hub vede anche per la prima volta, sempre a livello nazionale, il progetto che vede insieme fondere la sanità pubblica e la sanità privata. Volevo chiedere se questo modello lo utilizzerete anche in altre regioni. Beh sì, è assolutamente. È chiaro che le regioni poi hanno i loro modelli. A me interessa che raggiungano i numeri e per raggiungere i numeri io sono disposto a qualsiasi cosa che rientri nella legalità. Sicuramente questa è veramente una buona pratica.